Stiamo terminando oggi di installare la nuova segnaletica turistica, un progetto che è arrivato anche grazie alla realizzazione del piano strategico che definisce una serie di servizi che dobbiamo impostare nella nostra città, appunto servizi al turista, tra quello una segnaletica che guida i turisti verso i punti di interesse, i punti più importanti della nostra città, realizzata in collaborazione con un'azienda di Ferrara che fa segnaletica per città certificata UNESCO, e questo progetto prevede 8 plance planimetriche che saranno installate agli ingressi principali della nostra città, quindi la stazione, via Cavour, via da Serravalle, la zona del Pincio, la zona del Pino Bar, la Rocca Malatestiana e appunto questo punto d'ingresso di via Garibaldi, quindi arrivando direttamente dal mare da via Battisti, e 30 pannelli segnalatori all'interno della nostra città, alcuni con mappa e alcuni senza mappa, che guideranno i turisti, ma tutti quelli che vorranno, verso i principali punti di attrazione della città, che sono monumenti, che sono musei, che sono punti di servizio come punti di informazione e accoglienza turistica. Ecco, coordinato con questa segnaletica ci sarà la nuova mappa della città di Fano che abbiamo appena finito di realizzare e che si troverà in tutti i punti IAT, ma anche tutte le attività cittadine che vorranno, insomma, se ne potranno dotare per dare la corretta informazione. E qui, oltre ai vari punti interessanti del centro storico, abbiamo inserito anche i punti di interesse della zona mare, come lo è ad esempio il Gugul, come lo sono le Darsene Giorgine Pipeta, come è il Molo di Ponente dove abbiamo i nostri quadri, ecco, perché riteniamo che anche quello sia un punto da raccontare. Quindi un nuovo servizio che per noi è fondamentale per far sì che la nostra città sia più fruibile e più accogliente.